Buonasera, buonasera ai telespettatori di Rete 8, buonasera anche a Colonnella, che è la città che ci ospita questa sera per concludere il grande percorso di spettacolo, di cultura e anche di TV che ha rappresentato questa straordinaria iniziativa, quella dell'Abruzzo dal vivo, un festival che poi ha avuto come compagni di viaggio anche noi di Rete 8 con le nostre telecamere del Rete 8 Tour Village. Questa sera siamo in Piazza Garibaldi a Colonnella, che ospita le ultime due tappe di questo straordinario itinerante cantiere di cultura, di spettacoli, di intrattenimento, ma anche di tante altre cose, di tanti altri valori. Per tutta quest'estate, pensate, 23 comuni, quelli del cratere sismico coinvolti, oltre 40 eventi, 40 serate, tutti insieme per dare un segnale forte da questa terra d'Abruzzo. Un percorso che noi completiamo appunto qui a Colonnella con due serate di grande, anche qui, spettacolo, ma anche di qualche riflessione. Ed è quella che introduciamo in questo piccolo salotto con alcuni nostri graditissimi ospiti che ringraziamo per la loro partecipazione, per fare un po' il sunto di quanto accaduto in questi giorni, in queste settimane, in questi 23 comuni. Io intanto ringrazio e saluto il padrone di casa, il sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli. Buonasera. Buonasera. E assieme a lui abbiamo tanti altri rappresentanti, siamo onorati anche della presenza di un parlamentare di questo territorio, Antonio Zennaro, buonasera, che è parlamentare del Movimento 5 Stelle. Un festival che, bisogna dirlo subito, ha avuto anche un riconoscimento appunto a livello nazionale, essendo sostenuto oltre che dalla Regione Abruzzo anche dal MIBAC, dal Ministero appunto per la Cultura e lo Spettacolo. Poi abbiamo il sindaco di Montorio Alvomano, fresco di elezione, il sindaco Mario Facciolini, buonasera. Abbiamo il delegato regionale alla cultura della Giunta, il consigliere regionale Monticelli, Luciano Monticelli. Buonasera anche a lei. Monticelli è un po' l'animatore in sede regionale di questo progetto, mentre il sindaco capofila di tutta questa, che poteva sembrare davvero una scommessa molto complessa, è il sindaco di Crognaleto, comune dell'Alto Teramano, appunto ai piedi del Gran Sasso Teramano, che è Giuseppe D'Alonso. Buonasera, D'Alonso. E poi abbiamo l'anima artistica, che è stata l'ACS, la società che ha curato tutta la parte degli spettacoli. Poi ne parleremo, ricorderemo i concerti straordinari, uno per tutti quello di Francesco De Gregori, però insomma l'animazione anche di tanti musicisti, di tante risorse culturali provenienti proprio dal nostro territorio abruzzese. Saluto e ringrazio Eleonora Coccagna, buonasera, che è la direttrice appunto di ACS, presieduta da Angelo Radica, che appunto è il presidente di questa associazione. Allora, io già ho parlato troppo, vorrei che in queste belle immagini di una piazza Garibaldi al tramonto, poi ci sposteremo in Piazza del Popolo per gli spettacoli di questa sera, questa bella immagine ci venga un po' raccontata dal padrone di casa, dal sindaco. Colonnella, una città che ha diciamo il piacere, l'onere e l'onore di chiudere questa grande kermesse. Colonnella, che quest'estate si presenta come anche a chi volesse raggiungerci, magari tra un po' sta guardando la TV e viene su da noi a partecipare al finale di Abruzzo dal vivo. Sindaco. Beh, sì, io innanzitutto ringrazio questa opportunità che ci ha dato Rete 8 e gli organizzatori di questa bella manifestazione. Colonnella è il primo paese d'Abruzzo, venendo da nord, e ha delle tradizioni molto antiche. Il centro storico del Cinquecento, come vedete siamo su Piazza Garibaldi, una delle piazze tipiche del nostro comune, e poi ecco, in Piazza del Popolo ci sarà il concerto questa sera. Siamo un comune abbastanza vivace, 3.800 abitanti, siamo fra due svincoli autostradali, diciamo che economicamente un comune abbastanza autonomo da un punto di vista economico, però ecco, come tutti i comuni, anche il nostro comune ha subito molti danni dal terremoto. Uno di questi è il palazzo che vedete dietro, che è il nostro ex comune, che in effetti è stato danneggiato all'interno di questa struttura. Abbiamo circa 6 strutture comunali che sono inagibili, fra cui la nostra chiesa, che in effetti è inagibile già dal famoso ottobre del 2016.
diciamo che ci stiamo anche noi preparati a risolvere un po' i problemi che abbiamo avuto come paese terremotato. Sicuramente io devo fare un po' una critica soprattutto all'organizzazione, perché in effetti la burocrazia sta bloccando un po' questa ricostruzione. Il progetto della nostra chiesa è un anno che sta depositato al Genio Civile e purtroppo non riusciamo ancora ad avere le autorizzazioni. Per noi, ecco, è importante come territorio avere questo punto di aggregazione, perché un paese di 4.000 abitanti, capite, senza un punto di aggregazione soprattutto religioso che è la nostra chiesa, per noi questo è importantissimo. Ecco, per il resto noi vi aspettiamo tutti, facciamo nei prossimi giorni, domani e dopodomani, anche due serate di calici di stelle qui proprio in questa piazza. Sarà ravvivata dai nostri prodotti tipici. A proposito, arrivando qui dall'autostrada, noi suggeriamo per i turisti che si trovano sulla costa di uscire appunto allo svincolo questo della Val Vibrata, allo svincolo proprio Val di Colonnella, sì. Andare dritti per Colonnella e gustarsi magari proprio al tramonto, quando si arriva, quando sono arrivato anch'io oggi, questo bellissimo paesaggio di colline che danno anche sulla vallata del Tronto, collina davvero incontaminata, sembra di essere in Toscana, e molti hanno anche fatto, oltre che aziende e investimenti sull'agricoltura, anche proprio degli investimenti per le case, quindi insomma sì, c'è anche questa vocazione agricola. Abbiamo una serie di vigneti, uliveti, terreni tutti coltivati, devo dire molto bene, c'è ancora un tessuto diciamo rurale ancora attivo, e questo ci fa molto piacere perché viene molto apprezzato da chi ci viene a visitare. Noi ci siamo anche un po' organizzati con una mappa dei sentieri per far visitare le nostre zone rurali e le aziende agricole che stanno lungo questi percorsi. Ecco, ci stiamo un po' anche noi adeguando un po' al turismo del futuro, perché sappiamo che il turismo non è più come prima solo acqua salata, ma diciamo va un po' più verso l'interno per utilizzare un po' le nostre risorse, i nostri centri storici. Il nostro è un centro storico del 500, ha degli scorci bellissimi a 360 gradi di visuale. Bene, allora Sindaco, grazie, naturalmente rinvitiamo nuovamente tutti coloro che vogliono raggiungerci. Io saluto e ringrazio Antonio Zennaro, che è parlamentare di questa nuova legislatura, che appunto avrà proprio il tema della ricostruzione di questi centri, dei centri colpiti dal sisma, ma anche dagli eventi calamitosi, quelli che hanno colpito in particolare il Teramano, l'Aquilano, proprio nel 2017, appunto tra le proprie priorità. Ci sarà naturalmente da rivedere anche alcune scelte, ci sarà da nominare in futuro anche il nuovo commissario per la ricostruzione, ma nel frattempo, insomma, questa filiera, mi pare di capire, non si sia interrotta, in qualche modo si comincia a mettere le basi anche per quella che sarà, dopo la fase dell'emergenza, anche quella della ricostruzione. E guardando anche questa realtà dei centri colpiti del Teramano, ecco, quali sono a suo avviso le priorità su cui questi amministratori, queste comunità dovranno trovare un'interlocuzione forte nel governo e nella maggioranza? Grazie direttore, ringrazio il sindaco per l'invito e anche l'associazione e gli organizzatori. Sicuramente il tema di una ricostruzione è un tema che è una priorità nazionale, tanto è vero che uno dei primi decreti che sono stati approvati al Parlamento è stato proprio il decreto terremoto. Bisogna fare di più, bisogna partire intanto da un aumento delle risorse, perché senza risorse ovviamente si può fare poco. Dopodiché bisogna aiutare i sindaci sul piano della burocrazia, e non è semplice perché arriviamo comunque in generale in Italia da un sistema burocratico che è molto complesso, quindi andare a portare quelle leggi che spesso vengono fatte per via ordinaria, molto spesso bisogna invece andare a lavorare per rendere più semplice l'attività di ricostruzione. Sicuramente è stato fatto un lavoro importante, che è solo un punto di inizio, adesso bisognerà continuare, e spero che nella legge di bilancio verranno ulteriormente messe ulteriori risorse, perché se noi non puntiamo sulle aree interne, soprattutto delle aree che sono terremotate, non è che perdiamo solo aree in termini di spopolamento, ma andiamo a perdere proprio quello che è il cuore della cultura del nostro paese. Qui proprio con il Medioevo, con il Rinascimento, noi abbiamo dei borghi che hanno una storia millenaria, e se noi non puntiamo a valorizzare questi territori ci andiamo a spogliare, se vogliamo, delle nostre radici. E quindi soprattutto in un contesto anche di mercato in cui
i turisti e soprattutto i turisti più attenti vanno a cercare, se vogliamo, cultura, ma anche tutta quella filiera che mette insieme il vino e anche i prodotti tipici. Noi non possiamo che essere attenti su questa tematica, perché se noi non lavoriamo su questa tematica, noi andiamo a sradicare le nostre radici e, come si dice, no, un popolo che non ha radici non ha futuro. Ecco, qual è la sua idea sulla portata anche, diciamo, sociale di questa iniziativa, oltre che culturale to cure? Il fatto di animare, almeno con un evento, durante quest'estate, tutti i centri che hanno subito danni dal terremoto. Come sono stato presente anche a Civitella, sicuramente queste iniziative sono importantissime, perché noi dobbiamo valorizzare, ma anche, se vogliamo, anche attrarre le persone e, se vogliamo, anche deve essere importante intrattenerle. Quindi mettere insieme tutti i vari aspetti non può che essere utile per andare a valorizzare il territorio. Dirò di più, queste iniziative andrebbero fatte anche quella parte dell'anno che vede meno presenza di turisti, e quindi sicuramente c'è una forte attenzione un po' in generale, e anche l'impegno mio personale di andare insieme al nostro sottosegretario ai beni culturali a trovare risorse aggiuntive, non solo per questi tipi di progetti ma anche per altri, per andare ad aiutare il nostro territorio, ma più in generale tutte le aree interne. Ecco, non fare sentire sole queste comunità, non farle sentire marginali, questa è la grande sfida, credo, sindaco Facciolini, che si trova lì davanti, peraltro sindaco di un comune che fa parte di diversi crateri, che ha subito danni sin dal sisma del 2009. Quindi diciamo questo segnale anche per Montorio Avomano, per la vostra comunità così colpita, che abbiamo tutti quanti noi abruzzesi nel cuore, che segnale è, appunto? Che impatto sociale, oltre che culturale, ha sulla sua comunità? Allora, io innanzitutto volevo ringraziare tutti, e anche e soprattutto Giuseppe D'Alonso, che è il capofila dei 23 comuni del cratere. E dunque approfitto innanzitutto di questa situazione per dire che è vero, i nostri paesi dell'entroterra hanno dei problemi concreti di sopravvivenza, e lì gli spettacoli che stiamo portando, Abruzzo dal vivo, e dopo tornerò sulla seconda parola perché è importante, sta muovendo quel poco di vita che rimane, e sono certamente importanti, e cercano di allietare quei momenti per farci dimenticare il tempo trascorso. Ma quello che volevo dire è che in queste zone, purtroppo, dalla lungaggine, come si diceva prima, dal 2009, dopo il 2016 e dopo il 2017, hanno ristretto quello che è la vita proprio nell'essenza stretta della parola. Ce n'è poca, e quel poco che è rimasta, quella poca vita che è rimasta, lo dobbiamo conservare. Io ho cercato di pensare anche a questo, e dico che forse degli incentivi alle persone che sono ancora in questi piccoli paesi dispersi e abbandonati, dobbiamo cercare di avvicinarci con degli incentivi importanti per farli rimanere dove ancora sono, perché la vita stessa, le persone anziane che ci sono, purtroppo sappiamo che la vita ha il suo corso, e i giovani stanno andando ulteriormente via, e quindi quando abbandoniamo il territorio forse ci potrà costare di più di qualche incentivo che possiamo dare adesso per conservare la vita. Abruzzo dal vivo, la seconda parola, e io la avvicino alla vita, alla speranza, a quello che forse potremmo ritornare a vivere nei nostri luoghi. Io sono originario di Castelli, so come si vive in un piccolo paesino, e vederlo distrutto magari con 50 persone ancora che vivono all'interno con estremo sacrificio, è lì che dobbiamo stare attenti per non far scomparire quelle piccole tracce di vita che ancora ci sono. È stata una manifestazione importante. È stata una manifestazione, quello che abbiamo visto con Abruzzo dal vivo, che non si è limitata a portare lo spettacolo in piazza, ma a diffonderlo. Quando l'abbiamo diffuso tramite Rete 8, che ha supportato questa iniziativa, io dico
che è stato un momento di divulgazione non tanto dello spettacolo ma quanto del territorio stesso. È lì perché dobbiamo far conoscere le nostre tradizioni, i nostri posti, quello che purtroppo stiamo perdendo. Questo è un inizio di una speranza di vita nuova. Grazie. Grazie Sindaco. Luciano Monticelli, la Regione ha sostenuto, in particolare lei, con impegno personale da delegato alla cultura, questa manifestazione sin dall'inizio, sin da quando c'è stato il barlume di quello che sembrava davvero un azzardo in qualche modo. Poi è diventato realtà anche grazie a D'Alonso, insomma alla squadra che si è creata anche con noi di Rete 8 dal punto di vista organizzativo da parte degli artisti di ACS. Ecco, vogliamo trarre un primo consuntivo, diciamo, dal punto di vista dei risultati, che sono quelli sì delle presenze, ma soprattutto del valore aggiunto di questa estate per queste popolazioni. Ma noi ci incontreremo, spero, dopo le feste, perché non abbiamo avuto tempo. Si sente? Sì, sì, ma può procedere. Grazie. E ci rincontreremo per fare un po' anche un'analisi. Non solo delle presenze, come diceva lei, perché è importante, e io non guardo lo spettacolo fino a se stesso, io poi, a me piace più il soundcheck che andare proprio poi a vedere la manifestazione, perché lì si coglie quei 10 minuti, 15 minuti in solitudine insieme all'artista, si sente proprio quello che è l'animo di chi recita, di chi suona. Non era solo portare la manifestazione, perché portare la manifestazione sono in grado tutti di farlo. Io, avendo fatto l'amministratore locale come Giuseppe, come Mario, chiamare XY è capace il tuo funzionario. Noi abbiamo voluto mettere dentro Abruzzo il Vivo anche un percorso culturale, soprattutto di quello che ha poi il territorio. Ci sono state delle manifestazioni bellissime, importantissime, di ricerca anche etnomusicologica di quello che è il territorio o della ricerca orale. C'è stata una bellissima manifestazione, credo una frazione di Campotosso, dove c'era il canto a braccio. A me mi ha colpito molto, che non conoscevo, ma chi spiegava il canto a braccio, vedete, vedete, in Italia ci sono dei luoghi, l'Umbria, la Toscana, l'Abruzzo, vengono i migliori rappisti del mondo a capire come funziona il canto a braccio. Quindi abbiamo un retroterra culturale molto forte. A me, io sono anche un po', mi stanco pure sentire sempre la Puglia, non ci devono insegnare nulla. Ci insegna però l'effetto che fanno oltre quello che tu hai, lo devi anche contaminare con qualcosa di più moderno perché ti attrae, devi fare la ricerca sul territorio perché ce l'hai, e devi fare anche un'attività come ha fatto l'ACS, come ha fatto il sindaco D'Alonso, ma come hanno fatto, perché questi erano due progetti, che uno dato proprio a responsabilità massima ai comuni e un altro che ha fatto anche la Regione Abruzzo. Ma guardate, per noi non era importante le 5.000 presenze a quel paese perché c'era quell'artista. Io sono molto più soddisfatto di andare a Macioni, di andare in quella frazione dove abbiamo ritirato fuori delle persone, o sono venute, adesso non ricordo la frazione, credo sempre di Campotosto, che una domenica per una rappresentazione teatrale sono arrivate tre pullman di abitanti di quel luogo che vivono a Roma e hanno rianimato il territorio. Guardate, lo dico soprattutto ai sindaci, abbandoniamo per un po' la lamentazione sempre e comunque. Io credo che, e lo stiamo facendo, questa operazione Abruzzo al Vivo, rubo un minuto in più, un po' ha insegnato che mettersi insieme è la strategia futura. Il campanile di Colonnella è sacro e nessuno lo deve toccare, ma il campanile di Colonnella legato con gli altri campanili fa rete e fa produzione anche economica. Noi sulla quinta area, che io ho una delega anche alle aree interne, la seconda area della Valfino lo stiamo portando avanti, è già avanti, la quinta area che sta muovendo i primi passi deve ragionare come Abruzzo dal Vivo, e io anche lì, spero dopo l'estate, questo Abruzzo del Vivo deve diventare una organizzazione di tutti coloro i quali, gli attori sono i sindaci, i portatori, i soggetti attuatori, devono mettersi insieme, perché siamo già in procinto di lavorare per il secondo step di Abruzzo del Vivo, che non lo vogliamo fare
a maggio-giugno prossimo, ma lo vogliamo fare dall'8 dicembre all'8 gennaio, perché si può dire che in Abruzzo puoi venire a sentire la musica, puoi venire a mangiare e puoi venire a sciare, ad andare sul lago, andare, venire a Colonnella, dove ci sono tante realtà che nel periodo invernale colgono una grande occasione di presenze turistiche. Ho sentito già un paio di anticipazioni interessanti su quello che sarà il futuro. Io credo che Abruzzo al Vivo ha lanciato un'idea importante. Io ho capito una cosa, che su Abruzzo al Vivo ci può calare benissimo la quinta area, che è del cratere, come le aree interne, e giocare questa performance. E i sindaci questo lo devono capire, meno io capisco, guardate, ho fatto pure il sindaco, volete che, ecco, che non sappia, però bisogna guardare oltre. Avere, ma io lo voglio chiedere proprio ad Alonso, cioè nel mettere insieme questi 23 sindaci, organizzare tutti questi spettacoli, non solo nei comuni, ma appunto come diceva Monticelli, nelle frazioni dei comuni. No, voglio dire, non c'è stato mai un momento in cui un campanile si è sentito più avvantaggiato rispetto all'altro, qualcuno voleva quell'altro spettacolo, qualche sindaco che si è lamentato, qualche momento di difficoltà, di tensione. Cioè, questo faceva parte anche di quella parola azzardo che io ho detto quando, insomma, il progetto venne presentato da Alonso. Beh, intanto grazie al sindaco di Colonnella che ci fa vivere queste emozioni qui, in questo scorcio del suo paese, della sua città, Leandro, che insieme a Rete 8 insomma, ha voluto costruire questo salotto, quindi grazie a ambedue le strutture che hanno dato la possibilità di ragionare ancora, perché uno degli elementi importanti di questo progetto Abruzzo dal Vivo è appunto il ragionamento che si fa, perché poi quando si ragiona si producono idee, si producono iniziative e si produce il risultato, così come lo ha fatto Abruzzo dal Vivo. È ovvio che il sindaco, quando viene eletto per proteggere il suo campanile, e questa è indubbia la questione. Credo che c'è la lungimiranza del sindaco di trovare, come devo dire, la giusta sinergia, come abbiamo fatto i 23 comuni, ci siamo seduti, abbiamo ragionato, abbiamo tolto, come dico io sempre, la giacca, il colore politico, l'appartenenza, e abbiamo lavorato per il territorio. Oggi, se siamo qui manca qualche sindaco, ma insomma siamo nel periodo di agosto, i sindaci presidiano i loro territori, con Mario quando abbiamo deciso andiamo noi in rappresentanza abbiamo fatto anche questa valutazione e si nota insomma la differenza di quando parlano i sindaci dell'entroterra e di quando racconta la sua bella storia il sindaco di Colonnella, oppure magari quando parla il delegato Luciano Monticelli, che io ringrazio per il grande lavoro che ha fatto, perché insomma, diciamola tutta, l'iniziativa parte dal governo centrale per il tramite del MIBAC, che ha messo a sistema delle somme, la regione le ha facilitate grazie, come dicevo prima, a Luciano Monticelli, e poi insomma c'è una struttura tecnica, il presidente Radica, ma insomma Eleonora che mi ha accompagnato in questo percorso, un vulcano del mondo dello spettacolo, e siamo riusciti a costruire in maniera capillare insomma un prodotto che ha dato risposte in termini culturali di riordino dei territori, perché un altro elemento che insomma noi abbiamo sottovalutato è che quando poi arriva un'iniziativa così forte, che sia Civitella o che sia Macioni o a Poggio Cancello o lo stesso Crognaleto, il territorio si predispone a mettersi in ordine, e questo è un elemento importantissimo laddove c'è stato un sisma, laddove ci sono state questioni che, ahimè, e poi insomma parliamo di cultura, di cose belle questa sera, insomma qualcosa va rimesso in ordine per far sì che ci sia una velocità nella ricostruzione. L'onorevole Zennaro, che io ringrazio perché insomma ci segue, e questo è un elemento importante, l'ho ascoltato già in varie occasioni, insomma pronuncia argomentazioni importanti su quelle che sono le costruzioni da farsi. Decreto approvato, volevamo qualcosa in più, quando si dice un aiuto, è ovvio che non vogliamo i fondi a pioggia, però insomma qualche fiscalità adeguata a questi territori che insomma hanno una grossa difficoltà, perché ascoltando l'amico Leandro, insomma parlavamo prima, il suo orgoglio di rappresentare una collettività dove c'è un'imprenditoria economica in crescita, dove forse la disoccupazione è uguale a zero, noi abbiamo una tendenza completamente inversa, quindi c'è bisogno e ci si deve credere, come ha detto l'onorevole, che in queste zone interne che rappresentano la struttura, la dorsale appenninica dell'Italia è basata sui campanili, ma su queste realtà dell'entroterra, e ahimè i tre step che sono stati citati, agosto, ottobre e gennaio, insomma io ho paura, onorevole, che dopo questo percorso, Mario tu aiutami, qualche territorio scompaia.
Abruzzo Dall'Ivo arriva appunto per riqualificare questi territori. Abbiamo visto, dico Poggio Cancelli perché è la realtà più lontana, più difficile, il territorio che ha avuto maggiore magari perdita in termini, fortunatamente non di vita, ma di vivibilità del territorio, e lì Abruzzo Dall'Ivo è arrivato, ha portato un fenomeno diciamo di spettacolo che poi ha portato i tre pullman che tornano nel territorio e quindi certo, vivono e fanno vivere il territorio. I sindaci sono delle persone che si mettono a sistema. Noi ragioniamo per il bene dei nostri cittadini e troviamo tutte le formule che esistono per appunto portare il bene ai cittadini. Io, come ha detto già il direttore, che ringrazio per la splendida conduzione, ma è stato detto da più in più passaggi, ci sono altri step. Superiamo Luciano, i campanili anche in senso microfonico, se si avvicina di più si sente meglio, prego. E dicevo, quindi ben venga questo nuovo step in un periodo ancora spento, perché insomma sa, il periodo invernale è più difficile, perché dico sempre io, portare l'evento ad agosto è semplice, l'evento bisogna portarlo in questi territori nei periodi morti, ottobre, novembre, gennaio, cioè laddove non c'è proprio la condizione, far capire ai nostri cittadini che ancora c'è la scommessa. Perché guardate, un elemento fondamentale ed importante, lo vediamo a Montorio, lo vediamo a Crognaledo, un po' dappertutto, ovviamente nelle dovute misurazioni, c'è ancora questa voglia di rimanere nei territori. Però ecco, comincia a venir meno, come devo dire, l'attenzione del sistema istituzionale. Noi sindaci, che siamo, come devo dire, i più amati dal cittadino, perché poi il sindaco insomma ha il contatto diretto, ecco, cominciamo ad avere questa preoccupazione che non hanno nemmeno più fiducia e rispetto nelle idee che i sindaci mettono in campo. Quindi c'è bisogno di una maggiore attenzione. Allora, Eleonora Coccagna, a lei l'arduo compito di sintetizzare questi 23 comuni, questi 40 eventi, queste tante immagini che lei credo abbia seguito tutte le sere, sostanzialmente in alcune serate addirittura ci sono stati 3-4 eventi in contemporanea. Noi di Rete 8 sul Tour Village li abbiamo mandati in onda tutti, li rimanderemo anche durante il resto dell'estate, perché è bene non soltanto far vedere gli spettacoli ma anche vedere dove si fanno e soprattutto anche che tipo di spettacoli sono stati fatti, perché noi abbiamo parlato, sì, c'è stato il gran concerto di Francesco De Gregori con 5.000 persone a Favale di Civitella, ci sono stati tanti altri nomi noti del panorama nazionale, ma c'è stato anche il piccolo spettacolo per i bambini, lo spettacolo teatrale con la compagnia che ha animato un piccolo centro. Ecco, quali sono stati, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista emozionale, i momenti più belli di questa prima edizione di Abruzzo al Vivo? Dico prima perché qui già della seconda già stiamo parlando sostanzialmente. Devo partire un po' dall'inizio, da come è nata questa avventura. Insieme con il sindaco D'Alonso ci siamo ascoltati e ci siamo domandati quale potesse essere un festival capace di rispondere anche a quelle che sono le esigenze di ogni singolo territorio. E l'idea che noi abbiamo avuto fin dall'inizio era quella di lavorare insieme ai sindaci dei comuni, quindi insieme alle comunità. Per me sarebbe stato di gran lunga più semplice, perché la CS fa questo, fa direzioni artistiche e organizzazioni, sarebbe stato molto più semplice lavorare alla programmazione all'interno di un ufficio, stabilendo i migliori artisti di passaggio e magari anche creando delle economie, no? Abbiamo voluto fare un discorso diverso, assolutamente molto più complesso, perché ci siamo confrontati con tutti i sindaci, ci siamo confrontati con le Proloco, con le associazioni dei territori e abbiamo alla fine ultimato quello che era un calendario che rispondeva anche alle esigenze dei territori, nel senso che abbiamo trovato luoghi ma anche manifestazioni all'interno delle quali operare per dare un contributo attraverso la programmazione del Festival Abruzzo Dal Vivo. Cosa significa questo? C'è stato un primo sondaggio in cui abbiamo valutato quali potevano essere gli spazi adeguati allo spettacolo e già lì ho scoperto un mondo che non conoscevo, perché quando mi parlavano di terremoto non ero in grado di capire poi in realtà quello che è successo in questi territori. Quando invece un sindaco o anche il presidente di una Proloco ti avvertono che nel centro storico non ci può essere spettacolo perché è chiuso e che non ci sono luoghi in caso di pioggia per ospitare quello spettacolo,
ci si deve inventare anche il luogo, sebbene sia all'aperto. Poi abbiamo fatto insieme ai territori, abbiamo fatto anche una ricerca su luoghi diciamo che potessero essere anche caratteristici dei territori. Quindi laddove c'era il ceppo abbiamo portato per esempio uno spettacolo per bambini nei boschi, lì dove invece c'era un'abbazia che riapriva tra l'altro dopo il terremoto del 2009 come ad Isola, abbiamo portato un concerto di musica classica. Quindi abbiamo fatto tutta una ricerca che ha preso sicuramente tantissimo tempo, ma che poi è riuscita a legarsi con il territorio, e questa è la cosa più importante. Quindi non soltanto mettere un artista qua e un artista là, ma ascoltare e cercare di capire anche a distanza, perché effettivamente non ho percorso tutti questi territori come ha fatto il consigliere Monticelli, non so come ci sia riuscito, perché il mio lavoro è stato un lavoro dietro le quinte, aiutato anche dalle dirette televisive di Rete 8, quindi io riuscivo a essere al telefono in alcune manifestazioni e vedere dal vivo, realmente dal vivo, quello che accadeva in altri territori. Questo è stato importantissimo, anche la sinergia sicuramente con la vostra organizzazione è stato molto d'aiuto anche a livello logistico, a livello anche della territorialità, come diceva il sindaco di Montorio, perché siamo in grado di avere un materiale incredibile di quello che è successo, su cui dobbiamo lavorare, consigliere. È un materiale incredibile di riprese con droni, aerei, quelle che sono appunto le caratteristiche artistiche, storiche, culturali, tradizionali, ed anche quello che poi è successo, ma con riprese non soltanto dell'artista ma anche del pubblico. Certo. E quindi diciamo che è un'avventura che ha avuto un buon... Ma voi siete pronti anche per l'inverno, per fare una cosa del genere anche d'inverno? Io sarò molto felice. Non avrà un giorno di ferie nemmeno da, perché si comincia da domani. Voi organizzatori dovete muovervi 2 o 3 mesi prima. Per cui. No, però è interessante, interessante. A parte che la cosa più bella per chi lavora nello spettacolo dal vivo è cercare di combinare la cultura col sociale. Quindi un'iniziativa come questa ci ha soltanto che fortificati ed entusiasmati, perché quando troviamo realmente un motivo per portare lo spettacolo è tutt'altro rispetto semplicemente a fare botteghino. Quindi è una, sicuramente un'avventura che vorrei ripetere, apportando quello che la nostra organizzazione può apportare, visto che è un'organizzazione che lavora capillarmente su 2 regioni e in tanti comuni. Io ho già avuto modo di parlarne anche con il consigliere Monticelli. Sicuramente è un'avventura ancora più difficile quella di dicembre, però perché no? Perché ci no? Piacerebbe perché portare no? avanti in ogni caso questo. Ci sarà questo... qualcosa dunque in inverno, ci sarà sicuramente una seconda edizione. Io poi col sindaco concluderò, vorrei proprio prima di salutarci, anche per appunto per guardare un po' davvero al futuro, un ultimo pensiero da parte di tutti, di tutto questo parterre in qualche modo. Abbiamo pochi minuti, però il ragionamento va completato, perché è giusto che, avendone iniziato a parlare, si vada poi anche a stringere in qualche modo. Noi peraltro abbiamo una fortuna, lo dico all'onorevole Zennaro, che insomma abbiamo un sottosegretario abruzzese al MIBAC, che peraltro è una persona che sta seguendo molto proprio in questo, che conosce questo territorio, che sta seguendo molto anche le partite relative alla ricostruzione, anche quella del 2009 all'Aquila, e sui beni culturali c'è un ritardo che va recuperato in qualche modo, ma c'è una sensibilità particolare, credo, da parte di Gianluca Vacca proprio su questo territorio e su queste iniziative che possano essere in qualche modo non soltanto di ricostruzione delle case, ma anche della ricostruzione dei luoghi che appartengono alla storia, alla cultura e alle arti che si sono appunto visti chiudere per il terremoto. La scommessa bella sarebbe, per esempio, io la lancio un po' a tutti, quella di farla l'anno prossimo con le stesse tappe, negli stessi comuni ovviamente, sperando che magari qualcuno possa essere uscito nel cratere, magari avendone di meno potrebbe essere un fatto positivo, però in un posto diverso, in un posto magari riaperto nel corso dell'ultimo anno, in uno spazio restituito alla collettività proprio negli ultimi anni. Quindi potrebbe essere anche un'idea per dire Abruzzo dal vivo ha lasciato un segno, e grazie ad Abruzzo dal vivo ci siamo riappropriati di un'altra piazza, di un altro ambiente della nostra città, della nostra comunità. Zennaro.
Beh, sicuramente noi abbiamo un potenziale immenso, basti ricordare che solo l'Italia ha il 70% di tutto il patrimonio artistico mondiale e noi dobbiamo però lavorare sul valorizzare questo patrimonio, se ne parla da tempo, effettivamente negli ultimi anni sul piano dei beni culturali qualcosa è stato fatto, sono stati fatti dei importanti passi avanti, bisogna che riusciamo a mettere in circuito tutti i vari punti di forza, se vogliamo, per essere attrattivi, dal Museo di Capri a tutte le altre realtà, la Villa Romana che ad esempio abbiamo a Tortoreto, il Teatro Romano a Teramo, cioè bisogna diventare attrattivi su alcune tematiche, anche perché se vogliamo è cambiato non solo turismo, ma dobbiamo essere bravi anche, e qui sarà la sfida dei prossimi anni, a riuscire anche a attrarre persone a trasferirsi a vivere qui, perché ormai con la tecnologia tu puoi lavorare, sì, si dice in remoto, comunque c'è tutto quello che è, si può lavorare anche in maniera, c'è anche dei provvedimenti legislativi che puoi lavorare misto sia da casa che in ufficio, quindi dobbiamo essere bravi ad attrarre persone a vivere qui, perché abbiamo ad esempio più di 100 cantine, abbiamo dei prodotti enogastronomici fantastici, quindi se noi facciamo questo riusciamo a recuperare tutta una serie di problematiche, fare economia e se mettiamo anche in circuito la valorizzazione del patrimonio culturale che va insieme però anche all'attività culturale e sociale, noi possiamo far ripartire il ciclo economico. Questo è sicuramente un pilastro fondamentale e che, su cui insomma, lavoreremo tutti insieme. Sindaco Di Montorio, nel 2019 quale spazio della città, lei ovviamente non può fare tutto da solo, anzi vuole davvero una mano da altri che sono proprio qui al suo fianco, ma in quale spazio di Montorio Alvo Mano lei lo vorrebbe fare un evento? Sogna di liberarlo per la prossima estate? Ecco, se riusciamo agli zoccolanti a ristrutturare la parte superiore e cercare di fare presto, beh lì forse è un posto importante, si trova vicino al centro, un posto che ci sa di storia, che ci dà forse, partendo dalla storia, la possibilità di un futuro. Monticelli, il know-how che ha messo a punto questa organizzazione così curiosa, così inedita anche dal punto di vista, sarebbe proprio da studiare come sistema, diciamo, di organizzativo, appunto, vi renderà più semplice organizzare nel 2019 questa manifestazione, cioè il gruppo che si è creato in qualche modo è un valore aggiunto e potrebbe non essere disperso se si ragiona con, sempre secondo la logica di cui stiamo parlando stasera. 2018-2019, perché sono intenzionato a farlo sempre d'inverno. Una sfida importante, perché dobbiamo far conoscere quello che è la nostra realtà interna. Il know-how, l'esperienza, l'expertise, a Bruxelles c'è un termine dove spesso si dice è codificato una questione, adesso la portiamo. Io mi auguro che non sia così, perché guai se fossimo ripetitivi, perché manca poi la sfida, la paura di fare alcune cose. Io so perfettamente quando gli organizzatori hanno combattuto anche con queste norme, giustamente, perché sono così, ma a Civitella avevamo il borgo antico, proprio la parte più importante del castello dove si doveva svolgere una determinata manifestazione, è saltata per ovvi motivi. Però perdonami, quindi è normale che si porta dentro un'esperienza, eviteremo di fare gli errori, ma i luoghi, i posti sono tutti belli, anzi io mi auguro che non li rifacciamo lì dove liberiamone uno per ogni comune, per ogni questo, comune. Questo deve però essere io voglio io domani mattina mi do però questo bisogna spiegarlo all'ufficio speciale, bisogna spiegarlo un po' agli interlocutori di però questi poveri parliamo di cultura, se poi io faccio il giornalista, se poi mi consentono. Porta dentro la ricostruzione non ne usciamo più. Però io domani mattina mi incontro con un grafico, perché ho deciso, e lo porterò fino a termine, di questa esperienza dei 23 comuni e delle 63 manifestazioni, non 40, non tagliamo perché se ne sono molto di più, e le voglio portare all'interno di un book che doneremo ai comuni, perché quella è la loro storia di alcuni giorni, di alcuni appuntamenti importanti, dove venderanno quello che loro hanno di meglio, a loro hanno tantissimo. E guardate, la riunione che faremo, io sto chiedendo le relazioni su
tutto questo, ma non mi interessa di quanto pubblico ha avuto, ma diremo, e quello sarà il, come si dice, il, la materia per dire a che una manifestazione porta dentro di sé i tecnici service, l'affissione al comune perché comunque il comune rientra di alcune somme perché devono pagare le affissioni, l'occupazione del suolo pubblico, l'Enel, la SIAE, il mangiare perché l'artista va a mangiare e va a dormire nell'albergo, quindi c'è una movimentazione. E poi c'è un po' di turismo, no? Insomma, c'è un po' di turismo, gente, ma questo è, io parto dalla parte tecnica, di quanto, sì, di quanto in toto crea e di quanta possibilità c'è. Allora quel book serve per i comuni dire noi abbiamo queste cose qui, abbiamo fatto questo, siamo capaci di fare oltre. Il sindaco di Grognaleto ha tanti di quei problemi, tra i quali anche quello di avere tantissime frazioni, quindi chi dovrà scontentare l'anno prossimo per l'edizione 2019? No, gliela pongo in altri termini ovviamente. Spera di avere qualche spazio da far conoscere al nostro pubblico televisivo, ma soprattutto anche a tutti coloro che arriveranno per la prossima edizione? Ma io penso che un sindaco esprimere un giudizio diretto su una piccola realtà, una porzione di realtà, diventa proprio difficile. Primo pensiero va sulle scuole, anzi approfitto, io il 22 settembre riapro una scuola a Tottea dove ancora c'è questa scommessa che insomma tutti raccontiamo, quindi invito un po' tutti a partecipare, perché ecco, poi ne parlerò anche con l'onorevole per magari coinvolgere anche il ministro, presenterò un modello di scuola appenninica perché vado un po' in controtendenza, cioè la scuola centralizzata, la scuola con le classi a 25 ragazzi, invece se vogliamo bene a questi territori bisogna ripensare un modello di scuola misurato al territorio, altrimenti insomma la scommessa diventa difficile. Il pensiero del sindaco di Grognaleto va al paese più colpito, il paese di Frattoli, dove c'è una zona rossa che non riesco a rimuovere. Io ho anche detto in qualità di comune capofila, ma in sintonia con i miei colleghi, che non è solo cultura, grazie MIBAC, grazie Regione, grazie Monticelli, grazie ACS, ma noi dobbiamo pensare anche alla ricostruzione. Uno dei motivi per cui sono orgoglioso e fiero di essere capofila di questo Abruzzo dal vivo, perché lavoreremo sì per la cultura, ma soprattutto per la ricostruzione. Allora, appuntamento a Frattoli per il 2019, abbiamo registrato questo impegno di un po' di tutti, purtroppo noi non possiamo risolverlo da soli, però insomma è bene che il messaggio parta forte e chiaro. Salutiamo, chiudiamo con il sindaco, che io volevo ringraziare per averci accolto così bene, per farci godere queste serate a noi e al nostro pubblico. Gli volevo dire dove ci vediamo nel 2019, anche lei ha un'idea su uno guardi, spazio che le piacerebbe in qualche modo molto, restituire alla sua città. Molto semplice, il concerto di Natale presso la nostra chiesa. Secondo me sarebbe veramente una cosa eccezionale, perché finalmente la mia comunità può avere almeno ecco, la voglia e l'orgoglio di tornare nella propria chiesa. Grazie, l'appuntamento noi lo prendiamo con le nostre telecamere, quelle del Rete 8 Tour Village, Luciano Di Luigi e tutto il suo fantastico staff che ha accompagnato appunto in queste, quante sono? 63 dirette che abbiamo fatto durante tutto questo periodo, ce ne saranno altre, ci saranno soprattutto anche molti contributi che verranno riproposti ai nostri telespettatori anche nel mese di agosto. Per noi non è stato uno sforzo, è stato veramente un piacere fare quello che è il nostro dovere, quello di dare voce alle comunità di questa regione, ne siamo in qualche modo anche orgogliosi. Grazie Civitella che ha aperto, grazie a Colonnella che chiude, i due momenti che abbiamo seguito come clou, ma anche grazie a tutti i comuni del cratere che ci hanno ospitato, anche a noi di Rete 8, con grande amicizia, con grande collaborazione, grazie a tutti questi sindaci e grazie soprattutto ai nostri telespettatori.